Iniziare il mio intervento vorrei dire una frase semplice che credo appartenga a tutti in questo Parlamento, che rappresenta la precondizione del nostro essere qui insieme come rappresentanti democraticamente eletti di questa nostra Repubblica. Viva l'Italia antifascista! Viva l'Italia antifascista! Sentite come suona bene, è una frase piena di libertà e di democrazia. È una frase che consiglierei anche alla Presidente Meloni da pronunciare insieme a noi, magari insieme al sottosegretario Del Mastro, che cita invece le frasi di Mussolini. È una frase che dovrebbe pronunciare anche il vicepresidente Salvini, che trascina la Lega e il governo con le peggiori destre di questa Europa. La Costituzione su cui avete giurato nasce proprio da lì, dalla sconfitta del regime fascista e dal fatto che quella frase, grazie al coraggio e alla vita di tante e di tanti, è diventata realtà. Non lo dimenticate. Vede, Presidente, anche l'Unione Europea, anche il Consiglio Europeo dei prossimi giorni si riunirà per discutere di questioni fondamentali, ma è uno dei frutti nati dalla vittoria delle forze democratiche contro il nazismo e il fascismo. Ci tenevo a ribadirlo perché tra i membri di questa maggioranza sembra che ci si dimentichi un po' troppo spesso o si finga di dimenticare la storia del nostro Paese, e noi non accetteremo nessun tentativo di riscriverla.